E i paesani allora hanno voluto così ricordare queste due persone morte durante la prima guerra mondiale, ristrutturando sia queste lacrime che verranno scoperte in questa prima parte della manifestazione di questa sera, saranno qui, queste lacrime poi rimarranno sempre nel nostro monumento ai caduti, e hanno ristrutturato anche l'albo d'oro dei caduti qui del Lazio. Bene, le due persone che verranno così ricordate quest'anno sono Patucci Ormiste, un nome strano che secondo me non pochi hanno sentito. Era un soldato dell'87° Reggimento Fanteria, nato il 20 febbraio del 1897 qui a Casaprota, che era il distretto militare di Orvieto, è morto il 28 dicembre 1917 a Plezzo, per le ferite riportate in combattimento. Insieme a lui verrà scoperta anche di Valentini Andrea. Valentini Andrea era un soldato del 4° Reggimento Alpini, nato il 30 novembre dell'85, sempre qui a Casaprota, e morto il 12 dicembre 1917 nella Valpiana, per le ferite anche lui riportate in combattimento.
solito la banda della finanza quando inizia i suoi concerti inizia sempre con la marcia del corpo. Quest'anno invece, dato proprio così la cerimonia iniziale che c'è stata, ha voluto proseguire presentandoci dei brani a tema proprio che ci ricordavano quegli avvenimenti e quel periodo storico. È un trittico chiamato proprio Capriccio Italiano. Bene, io vorrei adesso salutare veramente di cuore, a nome di tutta la cittadinanza di Casaprota, gli ospiti che ci hanno fatto onore di essere qui con noi in questa serata. Innanzitutto la dottoressa Chiara Marolla, il prefetto di Rieti, Sua Eccellenza. Poi ringraziamo il comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri, colonnello Giovanni Roccia, il comandante del gruppo provinciale, colonnello D'Elia, Cosimo D'Elia, della Guardia di Finanza. Sì, un applauso. Poi per quanto riguarda il comandante del coordinamento provinciale della Guardia di Finanza c'è l'assistente capo Squadrani Agostino e l'assistente capo Giovanni Cardone, che ringrazio e salutiamo. Io volevo fare anche dei ringraziamenti a Emanuele Micarelli, che si è prodigato per questa cosa, a Renzo Sbattella, che è il presidente della nostra sezione ricostituita quest'anno, e a Franco Micarelli, anche lui che si è dedicato a far sì che questa cerimonia riuscisse nel modo migliore, così speriamo. E naturalmente il maestro Gino Bergamini. Allora, il concerto inizia adesso con La Norma di Vincenzo Bellini, una tragedia lirica in due atti sul libretto di Felice Romani, e fu rappresentata per la prima volta alla Scala di Milano il 26 dicembre del 1831. L'opera, che si pone al vertice del lirismo belliniano, è sostenuta nel contempo da una stringente coesione drammatica interna, tanto da essere immediatamente salutata come uno dei capolavori assoluti del teatro musicale dell'Ottocento. Il tragico destino della sacerdotessa Norma, che non esita ad affrontare il supplizio del rogo per amore del proconsole Pollione, si apre con una sinfonia strumentale che si è affermata come una delle pagine più popolari dell'intera partitura. Il brano, in un unico movimento, anticipa solo parzialmente alcuni dei temi musicali presenti nel resto dell'opera, introducendo tuttavia quei tratti eroico-passionali che costituiscono il cuore più autentico della vicenda. Invito tutti ad ascoltare nel massimo silenzio quanto la banda della Guardia di Finanza ci proporrà. Il maestro Gino Bergamini.
Allora, secondo brano che verrà presentato questa sera è il celeberrimo Nabucco di Giuseppe Verdi. L'esito trionfale della prima scaligera del Nabucco è stata il 9 marzo 1842 e consacrò definitivamente il genio teatrale di Giuseppe Verdi. Il successo dell'opera comunque trae origine non solo da fattori di natura strettamente musicale, ma deriva soprattutto dall'energia morale che anima la partitura e che trovava pieno riscontro nel delicato momento storico attraversato dall'Italia tra il 1840 e il 1850, ma potremmo dire della penisola forse, non dell'Italia. Cuore poetico del Nabucco è il celebre Va pensiero sull'ali dorate, annunciato già nella sinfonia introduttiva dell'opera. Il brano è il pianto nostalgico e dolente per la patria lontana che gli ebrei in catene levano sulle sponde di un fiume straniero. Il desiderio di riscatto di un popolo si spoglia qui tuttavia di qualsiasi accento rivoluzionario per trasformarsi in meditazione commossa sui destini della propria nazione. Maestro Gino Bergamini. Thank you.
Aspettiamoci anche delle sorprese. Una in particolare vi assicuro che è proprio una chicca da non perdere. Perciò dopo quest'ultimo brano restate qui perché sarà ancora bello stare insieme. Allora, l'ultima parte è dedicata a uno degli attori più amati del nostro paese, ad Alberto Sordi, e si chiama proprio Ciao Albertone. È una simpatica antologia di brani musicali tratti da alcuni film, interpretati proprio dal grande comico romano e curata da Marco Marzi. Tranne un'eccezione, vale a dire di un vivace samba che dà il titolo all'intero arrangiamento composto dallo stesso Marzi, si tratta di pagine scritte da Piero Piccioni, che è stato uno dei maggiori autori di musica da film del nostro cinema e legato tra l'altro da un lungo sodalizio umano e professionale con Alberto Sordi, che non se ne stava sempre con lui, veramente non si staccava da Piero Piccioni. Si potranno così riconoscere le colonne sonore di film che tutti abbiamo visto anche tante volte: Finché c'è guerra c'è speranza, Fumo di Londra, Il medico della mutua, Un italiano in America. L'antologia si chiude quindi con una divertente Mandovai, che si tratta dal film Polvere di stelle, che Sordi diresse e interpretò nel 73 con Monica Vitti, sul mondo dell'avanspettacolo degli anni dell'ultima guerra. Il brano è diventato quasi un'icona musicale del nostro cinema comico e la freschezza e la divertita ispirazione dei suoi ritmi e della sua melodia, che riescono a coinvolgere gli ascoltatori con la stessa travolgente simpatia oggi come 30 anni fa. Ciao Albertone! Thank you.
La ricchezza proprio della banda della finanza, questo è un valore aggiunto. Grazie maestro, tra l'altro non crediate che questa è scozzese, qui è appuntato della Guardia di Finanza, insomma. E hanno dovuto rincorrerlo in tutta Italia per farlo venire qui questa sera, perché sennò non era in programma questa cosa. Io, mi permettete una cosa, io vorrei fare, innanzitutto un applauso a tutta la banda della Guardia di Finanza. Dire bravi è poco, siete veramente più che bravi, bravissimi, ma io un applauso particolare lo vorrei fare a una persona che oltre a essere un eccellente direttore, maestro, è anche un compositore, anche se questa sera non ci ha fatto sentire niente di quello che ha composto, però questo è un appuntamento che lei ci deve dare e farci sentire e sentire cosa. Veramente un applauso a Gino Bergamini, al capitano Gino Bergamini. Le sue composizioni sono validissime e bellissime. Bene, adesso io inviterei il colonnello Cosimo D'Elia della Guardia di Finanza, prego, e Marcello Radini, il sindaco. Buonasera a tutti. È con forte emozione che vi saluto. Devo dire che io la banda ho avuto altre occasioni per ascoltarla, però ogni volta è una nuova emozione. È un bel momento, e quindi coniugare in un periodo che stiamo vivendo, un momento di emozione, di serenità e di gioia, e devo dire è bello. Quindi trasmettere queste emozioni, devo dire, non è facile, e non perché sia della Guardia di Finanza, ma ritengo che ci siano riusciti alla grande. Io ringrazio il sindaco, ringrazio la Proloco, ringrazio tutti, ringrazio Sua Eccellenza della presenza e tutte le autorità. È un onore per me essere qui, è un onore dire questo della banda del corpo. Sono veramente lusingato, sono onorato, e quindi un grazie a tutti. La partecipazione è un segno tangibile di queste forti emozioni che la banda del corpo della Guardia di Finanza vuole trasmettere. È un modo per comunicare anche questo. E quindi grazie, grazie di cuore. Grazie a lei. Chiamo Emanuele Micarelli, presidente della Proloco. C'è un cadeau per il comandante della Guardia di Finanza, comandante provinciale della Guardia di Finanza, colonnello Cosimo D'Elia, da parte di Marcello Radini. Maestro, può scendere un secondo? Allora facciamo così, ve la consegniamo così, da qua giù. Bene. Io, ecco, prima di consegnare la targa al maestro, lo devo ringraziare anche personalmente, perché ormai ci conosciamo da 3 anni, e grazie al maestro che viene a fare un sopralluogo, da sempre l'ok prima di partecipare a questa manifestazione, insieme al colonnello responsabile della banda musicale che collabora insieme a noi, e un ringraziamento particolare devo fare anche a Edoardo, che credo che sia stata anche un'ottima spalla per la Proloco. Ringrazio anche tutti i ragazzi che stanno lavorando la cena, a tutta la banda giù in piscina, perché il nostro onere per questa banda è soltanto una cena insieme a loro, e li ringraziamo perché ormai sono tutti amici, tutte persone che conosciamo da 3 anni. Grazie, io spero di potervi invitare anche insieme al Comune l'anno prossimo. Ci proviamo, se poi ci daranno l'ok sarete qui nel 2015. Grazie maestro. Grazie a tutti e ancora
Lo facciamo insieme? Va bene. Lo facciamo, cioè dobbiamo collaborare anche noi. Lo faremo. Grazie, capitano.